Buongiorno e ben ritrovati sulla TV di Guendalina. Questa mattina, 5 gennaio, siamo qui insomma, in rassegna stampa con un nostro gradito ospite, Mario Capo, presidente e amministratore delegato di Ecoambiente SPA, partecipata della provincia di Salerno. Buongiorno Mario. Ai telespettatori. Ricordo anche che Mario Capo è anche esponente di Fratelli d'Italia. Andiamo subito ai titoli dei principali quotidiani. Partiamo con il Mattino. L'ultima carta per rilanciare l'Ilva, via libera ai privati made in Italy. Pompei, il sindaco resta isolato, il governo avanti sulla stazione. Taglio medio, la Cina frena, borse a picco, l'Europa perde 264 miliardi, peggiore esordio USA da 84 anni, Ferrari si salva al debutto, la nuova frenata industriale del colosso cinese fa crollare i mercati, pesano anche le tensioni tra Iran e Arabia. Qui di spalla, Pozzuoli, errori e tac rotta, quarantenne muore di ictus, ancora una volta quindi un problema relativo alla mala sanità, riorganizzazione subito per evitare altre vittime, taglio basso, caos migranti, l'UE è meno libera, Benitez il bonaccione degli esoneri, quindi l'ulteriore esonero quindi per l'ex allenatore del Napoli che è stato esonerato, appunto licenziato anche dal Real Madrid, al suo posto Zinedine Zidane, l'ex giocatore della Juventus. Andiamo direttamente al quotidiano Il Mattino per quanto riguarda la provincia di Salerno. E andiamo a vedere i principali titoli, caos, ospedali, morte e polemiche, ginecologia chiusa a Cava, donna incinta corre al Ruggi, scoperta shock, il figlio è senza vita. San Leonardo subito disagi dopo gli accorpamenti, in 3 giorni raddoppiati gli accessi al pronto soccorso. Colgo l'occasione per chiedere a Mario Capo cosa ne pensa di questa ulteriore diciamo situazione che riguarda la sanità, un'ulteriore insomma razionalizzazione che dovrebbe interessare i vari ospedali della regione, però di fatto chi ne fa le spese poi sono i cittadini. No, ma tu dici benissimo, i cittadini percepiscono che alla fine ci sono ospedali che chiudono, c'è stato il nostro caso di Agropoli, ma come vediamo la chiusura di reparti e di ospedali continua. Però non percepiscono la genesi del problema. La genesi del problema è che il governo Renzi ad ora, ma anche i governi precedenti, progressivamente hanno diminuito i fondi per la sanità e in Campania questo ha avuto un effetto deflagrante perché si innestava in un contesto già difficile dal punto di vista economico. Sappiamo che la Campania è commissariata per la gestione della sanità già da molti anni e che deve rientrare di un debito prodotto oggettivamente negli ultimi 20 anni. Questo determina scelte che incidono sulla salute, che è il bene primario dei cittadini e i cittadini giustamente si lamentano. Questo che sta succedendo oggi relativamente agli ospedali di Cava e anche agli accorpamenti di alcuni reparti del Ruggi, ma ci sono anche altri problemi che riguardano altri ospedali della provincia di Salerno, è la dimostrazione che ciò che è accaduto ad Agropoli e con la chiusura dell'ospedale, che a mio avviso è un atto sciagurato, non è frutto dell'invenzione dell'allora governatore Caldoro, ma è frutto di un processo legislativo ed economico nel quale si è arrivati alla chiusura di questo ospedale e quindi le speculazioni politiche che sono state prodotte su quell'argomento. Oggi credo che vengano del tutto smascherate. C'è chi ha condotto l'ultima campagna elettorale delle regionali all'insegna della riapertura dell'ospedale di Agropoli. Come vediamo, non solo non c'è la riapertura, ma ci sono altri problemi, perché oggettivamente i problemi della sanità sono difficili. Ci vuole un'inversione di tendenza che parta dal governo e che arrivi alla regione Campania e poi agli ospedali del nostro territorio. Senza questa inversione di tendenza, oggettivamente vedo che la riorganizzazione del sistema sanitario in provincia di Salerno e in Campania vivrà giorni difficili. Ma insomma, mi viene una domanda insomma,
in merito a questo discorso, se si continua a chiudere, quindi si chiudono reparti, addirittura si parla di ulteriori chiusure di presidi, come può sperare ad esempio Agropoli di riavere il suo ospedale? È la stessa domanda che mi faccio io e credo che ogni cittadino attento possa fare questa valutazione. Però c'è un fatto, Agropoli ha sempre avuto un presidio di emergenza, che prima era la clinica Malzoni e poi è diventato l'ospedale dal 2007. Oggi un territorio e una città come Agropoli sono lasciati in balia oggettivamente del nulla più assoluto dal punto di vista dei presidi emergenziali sanitari, e questo non è possibile. Io non sono per la sanità pubblica a tutti i costi, io credo che il cittadino debba avere un servizio rispetto al quale può avere la legittima aspettativa di vedersi curato o di vedersi risolta un'emergenza sua o di un suo familiare, di un suo congiunto, di un suo caro. Per cui io credo che il sistema vada ragionato anche in associazione e in accordo con i privati. A me non interesserebbe se il medico che accoglie qualcuno per curare un infarto è dipendente dell'ASL o è dipendente di un soggetto qualsiasi. Mi interessa che ci sia un medico che accolga quel paziente e che lo tratti capace, adeguatamente. Sì. Per cui io credo che anche questa possibilità per Agropoli, ma credo che più in generale per la sanità in provincia di Salerno, vada assolutamente esplorata, perché rispetto al nulla è molto meglio avere un presidio anche gestito da privati. Si era paventata la possibilità anche che si riaprisse il pronto soccorso della clinica Malzoni, ma pare che l'ASL al momento non abbia dato l'assenso. Anche in quel caso potrebbe essere una soluzione, almeno ci sarebbe un pronto soccorso attivo sul territorio. Ricordiamolo che Agropoli è completamente privo di presidi utili in caso di emergenza, praticamente bisogna andare a Vallo e sappiamo bene le condizioni delle strade, o comunque recarsi in altri presidi che comunque sono distanti almeno 30 minuti dalla località insomma cilentana. Ma infatti è proprio quello che stavo dicendo, Agropoli ha sempre avuto un presidio di emergenza che prima era la clinica Malzoni. Io non mi voglio slanciare in proposte particolari, però credo che il ragionamento che va fatto su Agropoli è trovare una soluzione che consente di avere un presidio di emergenza efficace. Poi chi gestisce questo presidio di emergenza, come è gestito, questo onestamente credo che sia secondario. La Malzoni per lungo tempo ha assolto a questo compito e secondo me l'ha assolto bene. Ripeto, non mi slancio in proposte, ma credo che l'esigenza principale del cittadino è avere un presidio di emergenza ad Agropoli, gestito da chiunque. Questo non è un problema. L'importante è che sia gestito bene e che sia efficace. Ok, torniamo di nuovo alle pagine del Mattino. Andiamo velocemente, l'analisi, le piccole aziende hanno voglia di scommettere, poi nel taglio medio andiamo alla Salernitana, quindi sport, pista Bologna per la difesa, spunta Ceccarelli, di spalla aiuti ai terroristi dell'ISIS, c'è un indagato ad Angri, e poi nel taglio basso dall'Expo a Tokyo vi racconto il mio Oriente. Andiamo direttamente poi all'interno tocchiamo nuovamente quindi il discorso della sanità, quindi nel grembo il figlio senza vita, il giallo del reparto chiuso, ginecologia soppressa a Cava dei Tirreni, corsa e scoperta shock al Ruggi. Il sindaco Servalli prepara il ricorso al TAR, è necessario. Il primo cittadino metelliano replica il predecessore. Replica al predecessore Galdi, basta propaganda elettorale, quindi un po' quello che dicevamo poc'anzi, quindi un ulteriore taglio, quindi in questo caso il reparto di ginecologia di Cava dei Tirreni, dove è in atto da alcuni giorni la protesta da parte di cittadini ma anche di medici che hanno prestato servizio per decenni presso il presidio metelliano. Poi ancora emergenza sanità, Ruggi, caos, pronto soccorso, in 3 giorni 1300 ricoveri, codici gialli, accessi raddoppiati, pazienti privacy violata.
Poi per quanto riguarda lo stesso discorso sanità, quindi qui nella di spalla, maltempo in corsia, allagato il reparto, entrato in funzione prima di Natale, quindi praticamente è il caso di dire che gli ospedali fanno acqua da tutte le parti. Poi in ospedale per un'emorragia, ma l'attacco è fuori uso e muore. Odissea tra Pozzuoli e Giuliano, trasferito 3 volte per un esame, scatta l'inchiesta della procura. Andiamo poi all'interno, quindi tocchiamo direttamente le pagine del Cilento. Andiamo quindi alla questione che riguarda il Corisa 4. Vallo della Lucania, profondo rosso nel bilancio del consorzio smaltimento rifiuti Salerno 4, Iele, buco da 9 milioni di euro. Il disastro finanziario peserà sulle casse dei 40 comuni aderenti all'ente consortile. Mossa di Vitale, recuperiamo subito i crediti. In verità, se non erro Mario, il buco dovrebbe essere del Corisa 4 e non della Iele, che è una consociata. Sì. Del consorzio rifiuti Salerno 4. Nel contempo parliamo anche di, se non erro, i comuni per quanto riguarda il discorso della consociata dovrebbero essere 49 aderenti al bacino Salerno 4. Di fatto ci sono insomma delle accuse da parte dell'esponente del PD Bruno, che parla appunto secondo documenti del bilancio 2014 di un buco di circa 4 milioni di euro per quanto riguarda le perdite e circa 9 milioni e 8 per quanto riguarda il disavanzo. Nel contempo lo stesso Bruno chiede le dimissioni del CDA della Iele, ma insomma manda anche delle frecciatine a Vitale, che è l'attuale commissario del Corisa 4. Ricordiamo anche ai telespettatori che Ecoambiente era stato insomma il soggetto individuato per prendere in carico il diciamo il coso insomma in gestione il ciclo dei rifiuti per quanto riguarda Casalvelino, quindi sì, e di fatto però questa situazione non si è poi configurata, pare, per un problema di spending review. Quindi qual è la situazione attualmente, Mario, per quanto riguarda questo ciclo dei rifiuti e questo disavanzo insomma di 9 milioni e 8 con 4 milioni di euro di perdite che dovrebbero insomma essere risanate un po' dai comuni afferenti al Corisa 4? Beh, innanzitutto credo che il titolo dell'articolo sia effettivamente fuorviante, credo che si riferisca al Corisa e non alla Iele, che è una controllata del consorzio. Sì. Ma io rimango un po' sorpreso della sorpresa, cioè ogni tanto penso che chi ha l'interesse a sparare qualche titolo sui giornali debba un po' guardare la propria storia. Che i consorzi di bacino di tutta la regione Campania siano una fonte di posizioni debitorie enormi non mi pare che sia una scoperta che sia stata fatta il 5 gennaio del 2016. Ricordo che i consorzi di bacino della regione Campania sono in liquidazione per un effetto di una legge e la liquidazione serve anche a recuperare crediti e a pagare debiti. Il consorzio Salerno 4, come tutti i consorzi di bacino della regione, ha una posizione finanziaria molto pesante, che non è derivata dal fatto che oggi scopriamo che c'è un buco. La gestione dei rifiuti degli ultimi 20 anni, ogni tanto in regione Campania, ogni tanto dimentichiamo, però se andiamo un po' indietro con le immagini televisive, penso che tutti possiamo vedere che cosa è stata dal punto di vista proprio della manifestazione esteriore. E tutti coloro che se ne occupano sanno bene che cosa è stata dal punto di vista economico e finanziario. Un buco enorme che ha ancora effetti negativi enormi. Pensate che la Regione Campania paga una sanzione pesantissima
di milioni di euro all'Unione Europea per la mancata attuazione di una gestione del ciclo dei rifiuti corretta. E quindi oggi sparare un titolo giornale dicendo che il Corisa 4 ha una posizione debitoria mi sembra onestamente una non notizia. Piuttosto il problema vero è chi pagherà queste posizioni debitorie. Qualche tempo fa, così come esercizio economico, stimammo che tutte le posizioni debitorie dei consorzi della Regione Campania dovrebbero ammontare a più di 100 milioni di euro. Della provincia di Salerno. Sì. Il che significa che i consorziati, che sono i comuni, in qualche modo dovranno far fronte a questa posizione. Atteso che non c'è un intervento dello Stato per ripianare queste posizioni debitorie. Quindi giuridicamente il soggetto che deve ripianare le posizioni è lo stesso consorzio e quindi i comuni consorziati. Dico anche senza tono polemico che quando si dice dobbiamo recuperare i crediti, non è che dobbiamo recuperare i crediti di chissà chi. Dobbiamo recuperare i crediti significa recuperare le quote che i comuni dovrebbero pagare al consorzio e che nel tempo non hanno pagato. Quindi i debiti dei comuni nei confronti nei confronti del Corisa 4, così come degli altri comuni. Sì. Oggi la normativa, diciamo, regionale è in itinere, proprio in questi giorni la commissione regionale apposita sta discutendo la nuova legge regionale sul sistema dei rifiuti, che attribuisce sulla base di una norma nazionale le competenze ai comuni. Io onestamente ho sempre avuto perplessità, ma non derivanti, come dire, da una mia posizione concettuale, perché io sono il presidente di una società della provincia. Sì. Premesso che io credo che smantellare le province sia stato un errore e, come si vede oggi, è stato solo uno slogan propagandistico, perché le province non sono state smantellate, gli sono state tolte le funzioni, alcune funzioni, gli sono rimaste alcune funzioni importanti, con l'unica differenza che non hanno i soldi. E quindi si è messi anche gli amministratori provinciali in una condizione di impossibilità di operare, con gravi rischi su tutti i servizi delle province. Detto questo, se i comuni sono i titolari di questo sfascio dei rifiuti degli ultimi 20 anni, riattribuire agli stessi comuni competenze in merito alla gestione del ciclo credo che in Campania non sia la soluzione ideale. Però c'è una norma nazionale che lo prevede e quindi stiamo andando in questa direzione. A prescindere da chi guiderà, diciamo, comunque di chi sarà la competenza, e sicuramente sarà dei comuni nella gestione del ciclo, bisogna mettersi in testa una cosa molto semplice, apparentemente molto semplice. Il ciclo dei rifiuti, la gestione del ciclo dei rifiuti è una gestione di tipo economico, aziendale, industriale. Per troppo tempo la gestione è stata una gestione improntata più a criteri politici e clientelari che a criteri economici e aziendali. Chi gestisce le articolazioni, diciamo, del ciclo dei rifiuti deve essere chiamato a dare le proprie responsabilità in materia di gestione, così come in tutte le aziende. Chi gestisce un'azienda ha responsabilità di tipo economico. Invece, per molto tempo si è pensato che poi alla fine sui rifiuti paga Pantalone. Come vediamo, poi non è così, perché i nodi arrivano al pettine. E quello del Corisa 4, ripeto, è una non notizia, perché che ci fosse un buco nei consorzi di bacino della Regione Campania è una cosa già risaputa. La posizione del PD di Vallo della Lucania, onestamente, è un po', mi suscita qualche ilarità, perché tutti credo conoscano, diciamo, l'origine di questo sfascio del sistema rifiuti, e credo che sia ricercarsi proprio negli anni dell'amministrazione Bassolino della Regione Campania e di tutte le articolazioni. Quindi che oggi il PD scopre che ci siano delle difficoltà economiche nel ciclo e grida, diciamo, su titoli di giornale, onestamente credo che sia accettabile. Volevo chiederti anche un'altra cosa, appunto la parola che prima mi mancava: perché non si è arrivati al passaggio di consegne e quindi alla gestione dell'impianto di Casalvelino da parte di Ecoambiente? Per uno dei motivi di cui parlavo prima. Allora, Ecoambiente è nata sulla base di una norma per gestire il ciclo dei rifiuti dell'intera provincia di Salerno.
Nel tempo si è orientata però a un'altra missione, quella di gestire l'impiantistica, tra cui anche l'impianto di Casalvelino. Il 31 luglio, se non sbaglio, del 2013, io ho sottoscritto una convenzione per il passaggio della gestione dell'impianto dal Corisa 4 a Ecoambiente. Tenete presente che Ecoambiente, nella gestione dell'impiantistica, gestendo il sito più importante della provincia di Salerno, che è lo stile di Battipaglia, ha dimostrato di avere, diciamo, capacità, competenze per gestire in modo appunto aziendale e industriale gli impianti di smaltimento dei rifiuti. Se non che questa convenzione ebbe uno stop derivante dal fatto che i funzionari della provincia ritennero che non ci poteva essere questo passaggio dei lavoratori e delle competenze dell'impianto, perché nel frattempo era subentrata una delle varie spending review che sostanzialmente limitava in capo alle province la possibilità di ulteriori assunzioni. E quindi non potemmo più effettuare il passaggio dell'impianto, il passaggio nella gestione dell'impianto. Questo è un tipico esempio di come, quando la normativa non è omogenea e non è organizzata, si possono fare si possono creare tante aspettative, ma alla fine cozza contro chi deve guidare, diciamo, il sistema. Se la provincia non può, è inutile che la provincia abbia una società di scopo finalizzata a questo. Certo. È una delle contraddizioni della normativa che abbiamo incontrato, delle tante difficoltà. Non riaprire l'impianto di Vallo della Lucania onestamente è stato un peccato per me. Io ci tenevo moltissimo perché è un impianto del mio territorio, ci tenevo moltissimo e credo che sia l'unico impianto di selezione della frazione in frazione differenziata pubblico della regione Campania, quindi oggettivamente vederlo chiuso è una cosa che non ha senso, non ha assolutamente senso. Però purtroppo ci siamo scontrati con la norma, con la burocrazia, e oggi questa è la situazione. Ma di fatto questo crea anche problemi per quanto riguarda insomma, la parte che del personale, perché di fatto da quanto insomma ne so, i lavoratori del Corisa 4 al momento sono in mobilità, sono circa 30. Si pone in risalto anche all'interno dei documenti del bilancio che un po' di situazione debitoria è dovuta proprio a questo mancato passaggio quindi dell'impianto di Casalvelino ad Ecoambiente, ma nel contempo anche nel fatto che i lavoratori prendono comunque la mobilità, quindi l'80% dello stipendio, e pare che la IELE non voglia insomma assorbire questi lavoratori. Io in verità sapevo che invece la IELE tempo fa aveva chiesto ai lavoratori insomma, la disponibilità di essere assorbiti all'interno della IELE, però ci sta ancora chi spera tra questi lavoratori di avere un'altra collocazione magari in un ente pubblico. Qual è effettivamente, sì, diciamo, la situazione? Che, diciamo che qualche organizzazione sindacale ha diffuso, diciamo a ragione o meno, questo andrebbe discusso, ha diffuso la convinzione che un passaggio del lavoratore dalle dipendenze del Corisa, che è ritenuto essere un soggetto di diritto pubblico, alla IELE, che è ritenuto essere un soggetto di diritto privato, avrebbe fatto perdere al lavoratore alcune prerogative. Sì. E questo ha determinato, diciamo, la riottosità di alcuni lavoratori al passaggio rispetto alla IELE. Io credo che tutte le scelte vanno rapportate alla realtà. Probabilmente nella nuova articolazione della legge regionale di cui stavamo parlando è molto concreto il rischio, tra virgolette, cioè che i lavoratori passino a soggetti privati che gestiscono segmenti del ciclo o diciamo parti comunque del ciclo dei rifiuti. Quindi demonizzare, diciamo, il passaggio alla IELE credo che non sia stata una buona scelta per i lavoratori, però questo lo vedremo anche in relazione alle potenzialità di ricollocazione dei lavoratori che la nuova legge regionale detterà, e poi alla fattività concreta dell'operazione, diciamo, di trasposizione, sì, delle competenze. Perché o, come dicevo, i rifiuti vengono gestiti con criteri industriali, e significa costi uguali ricavi, o meglio ricavi che siano almeno pari ai costi,
oppure significa che mettiamo tutti dentro e fra 10 anni, fra 5 anni, fra un po' di tempo ci ritroveremo di nuovo a dire: ah, che grande buco che si è creato nella gestione dei rifiuti. O c'è un'inversione di tendenza oppure è un film già visto. Ok, ritorniamo alle pagine del Mattino velocemente, poi sicuramente toccheremo nuovamente l'argomento sulle pagine della Città. Agropoli, slogan contro gay e aborto, accuse a Forza Nuova, manifesti del gruppo politico di estrema destra imbrattano la città, i residenti si ribellano. Parte l'appello al comune, vandali in cerca di visibilità, ripulite quella vergogna. Taglio basso, Pollica, il comune trasloca in piazza della Cortiglia. Poi andiamo a Contursi, Terme di Spalla. Trasporti in tilt, nuovi orari, penalizzano i pendolari. E poi nel taglio basso ancora, Sapri, Ecomostro, ecco il fronte contro l'abbattimento. Passiamo ora alle pagine del quotidiano La Città. Ritorniamo quindi anche a parlare del discorso appunto del consorzio rifiuti. Consorzio rifiuti profondo rosso, Vallo, 9 milioni di disavanzo e 4 di perdite, pagheranno i cittadini. Poi nel taglio medio, l'emergenza a Salerno, edifici scolastici a rischio, il comune ora corre ai ripari. Gli edifici scolastici salernitani non godono di buona salute, molti sono fatiscenti, visibili o nascosti, sono i pericoli. Una situazione conosciuta anche dal comune, che sta cercando di reperire i fondi per l'adeguamento degli immobili, già stanziato 1.400.000 euro per i lavori di messa in sicurezza. Poi Eboli, un po' di pioggia ha allagato il municipio. Capaccio, trovato un tetto al disoccupato che vive in strada. Per quanto riguarda invece Giffoni, bus in fiamme, 4 si salvano, l'incendio del pullman Sita Sud a Giffoni provocato da una avaria. E poi ancora il delitto, l'autopsia, prostituta strozzata e poi seviziata, il caso di Salerno, igiene urbana, le campane ridotte a nuove discariche, sempre il discorso che riguarda insomma la situazione della raccolta dei rifiuti a Salerno, che in questi ultimi giorni si è presentata un po' a rilento. E poi Battipaglia, abusi edilizi, giù l'immobile del pizzaiolo. E poi cultura, Peppino impastato rivive a Salerno, e l'intervista La Pellegrino svela il nuovo romanzo. Andiamo all'interno e vediamo il primo piano per quanto riguarda il quotidiano La Città. Energia pulita, la beffa del fotovoltaico, tagliati i contributi a chi ha messo gli impianti, così non si coprono neanche i mutui, non si ferma l'assalto dei ladri ai pannelli, numerosi furti nel Salernitano e ieri 2 magrebini della provincia arrestati in trasferta in Emilia. Ancora insomma un approfondimento per quanto riguarda il discorso del fotovoltaico. Una famiglia media ha perso 1.600 euro in un anno, il monito dell'installatore, non sprechiamo il boom. Andiamo poi all'interno, c'è la situazione invece delle prossime amministrative. Sulla candidatura a sindaco si alza la polvere di 5 Stelle, sfida tra Agosto, gradito ai parlamentari, e Santoro, che ha vinto l'Election Day. Lo scontro nel movimento tra attivisti ed eletti infrange la regola finora sacra dell'uno vale uno. Andiamo poi all'interno delle pagine del quotidiano La Città e tocchiamo per un attimo anche l'argomento scuola. Scuole a rischi, si corre ai ripari, la giunta delibera gli interventi di messa in sicurezza, lavori previsti negli edifici Barra, Pirro e Torrione Alta. Poi abbiamo caso vicinanza, si torna in classe giovedì, la preside Rega tranquillizza i genitori, sarà garantita l'incolumità dei nostri alunni. Qui si è verificato l'altro giorno, lo vedete qui in foto, la caduta di calcinacci dai
da un cornicione che affaccia in piazza su Corso Vittorio Emanuele. Poi la questione molto discussa sugli insegnanti abilitati all'insegnamento cancellati dalle graduatorie. In 300 hanno presentato ricorso, sono i diplomati 2001 degli istituti magistrali al via la battaglia legale al Tribunale del Lavoro per ottenere una cattedra. Poi torniamo alle pagine del Cilento e veniamo ad Agropoli Capaccio. Disoccupato, vive per strada, il comune gli trova un tetto. Claudio ha ottenuto il permesso di utilizzare un locale della palestra di Spinazzo. Nel 2008 lasciai il lavoro per mettere su un'attività, ma tutto è andato storto. E poi una buona notizia per quanto riguarda invece Agropoli, gas metano, parte il servizio entro gennaio, rete ultimata. Mario, volevo chiedere a te, appunto, pare che ci siamo, dall'84 Agropoli ha iniziato insomma tutte le manovre per ottenere il servizio del gas metano. Sembra che ad oggi Amalfitana Gas abbia già attivato la linea per quanto riguarda la zona di località Mattine. Presto, subito dopo la Befana, dovrebbe attivare la zona di Colle San Marco e poi step by step dovrebbe arrivare a tutta la città, tranne Moio Alto, che ad oggi non è ancora stato interessato dalla messa in opera delle tubature. Qual è la situazione secondo te relativamente a questo gas metano? Di fatto ricordiamo che il 14 febbraio 2014 è stata accesa la prima fiammella in piazza, ma di fatto il servizio non era poi mai partito. Sì, io ero assessore del comune di Agropoli nel 1995 e mi ricordo che ci occupammo della questione metano. Sì. Sembra ieri, ma sono passati 20 anni. Sì. Quindi il fatto che oggi si arrivi probabilmente al compimento di questa opera credo che sia un segnale assolutamente positivo, di cui va dato atto e merito alle amministrazioni che nel tempo hanno ritenuto di investire e di dare attuazione a quest'opera. Tu ricordavi che la fiammella nella piazza centrale di Agropoli è stata accesa il 14 febbraio 2014, quindi fra poco sono 2 anni. Sì. È sempre bene accendere le fiammelle quando il gas funziona e non quando ancora deve arrivare. Sì, per quanto riguarda la situazione insomma di questo gas, devo dire che nonostante insomma è una cosa positiva, pare che però la gente ancora non ci creda. Non a caso pare che le adesioni al momento siano circa 700 su un totale di disponibilità di allacci che arriva a circa 8.000, quindi di fatto la gente non ci crede più. Vabbè, io credo che l'opera oramai è a compimento e vedrai che pian piano la gente si abituerà e crederà. Ripeto, è un'opera positiva di cui va dato merito a tutte le amministrazioni che hanno lavorato alla realizzazione, quindi vedrai che col tempo diciamo la gente si abituerà, i cittadini si abitueranno a questo e credo che sia un'opera di assoluta utilità. Devo dire che anche da parte del comune comunque c'è stato negli ultimi tempi, perché ho avuto diciamo molto caro a me questo discorso del gas metano, anche perché farà risparmiare notevolmente i cittadini. Anche il comune ultimamente, quando si parlava di accensione, quindi di dare il via a questo gas metano, neppure gli uffici comunali ci credevano ancora e attendono essi stessi che effettivamente questo gas metano arrivi, perché pare che la Amalfitana Gas di fatto sia un po' latitante. Adesso ci sta un problema che è relativo
al discorso della messa in opera della fibra ottica da parte di Telecom sulle tubature del gas metano, e questo creerebbe delle interferenze, ma più che altro creerebbe dei problemi qualora ci dovessero essere degli interventi di manutenzione, e quindi fatto poi Amalfitana Gas sarebbe costretta a chiamare dapprima la Telecom per far spostare praticamente questi cavi per poi intervenire. Quindi da qui è venuta poi la lamentela e di fatto anche la diffida a portare questi cavi lontano dalle tubature, mantenendo le distanze di sicurezza in modo tale da ottenere una tranquilla operazione, insomma, di poter adoperarsi tranquillamente in caso di operazioni di manutenzione. Io solo un appello vorrei fare all'amministrazione attuale su questo tema. Siccome, come dicevamo, la fiammella, diciamo, più propagandistica che reale è stata accesa 2 anni fa, e dopo l'accensione di questa fiammella si sono avuti diversi dubbi in ordine in particolare alla sicurezza, diciamo, dell'impianto. Se non ricordo male, addirittura il direttore tecnico di una delle ditte esecutrici dell'impianto ha espresso alcune perplessità. Fece un esposto in procura. Ha espresso alcune perplessità. Io un appello vorrei fare all'amministrazione comunale di Agropoli. Oramai la fiammella l'avete accesa da 2 anni. Se bisogna aspettare altri 6 mesi per avere piena sicurezza sulla funzionalità dell'impianto, è bene che si aspettino. È un'opera che la città aspetta da tanti anni. È necessario che, anche per incentivare l'utilizzo, la fruizione dell'opera, ci sia nei cittadini la consapevolezza della massima sicurezza nella realizzazione dell'impiantistica. Pare che questo problema comunque sia stato in parte superato, perché fondamentalmente io ho parlato personalmente con il direttore tecnico della Amalfitana Gas, La Braga, il quale mi ha assicurato che sono stati fatti tutti i collaudi e tutti i controlli. Di fatto però c'è una situazione che era stata prevista, pare, in un modo, e adesso ce la ritroviamo in un altro, nel senso che la pressione del gas, anziché viaggiare a 9 bar, andrà praticamente a 5 bar. Questo potrebbe essere poi successivamente un problema per raggiungere gli altri comuni, quali ad esempio Castellabate, che ha dato assenso ad un progetto che praticamente di fatto dovrebbe essere compiuto servendosi del gas che circola sul territorio di Agropoli. Quindi di fatto il collegamento avverrà tramite Moio Alto e quindi le tubature poi raggiungeranno di conseguenza il comune di Castellabate, che fruirà di questo gas metano sempre grazie a queste tubature che sono state messe in opera all'interno del territorio comunale del comune di Agropoli. Quindi, per quanto riguarda Agropoli, torniamo nuovamente alle pagine del quotidiano La Città. Abbiamo Agropoli, l'amministrazione mette in vendita 5 locali, quindi la dismissione di 5 locali per un valore di circa 340.000 euro che vengono adoperati da parte del comune cilentano. Rocca d'Aspide, Cinipide del Castagno, ok ai risarcimenti per i coltivatori. Poi ritroviamo ancora una volta qui sulle pagine del quotidiano La Città il discorso del consorzio Salerno 4, quindi consorzio Salerno 4 in profondo rosso, il disavanzo arriva a 9 milioni, Vallo nel bilancio 2014, la perdita certificata si attesta a 4 milioni, i comuni ora dovranno ripianarla, spese legali per 500.000 euro, Bruno PD accusa, intervengano la Corte dei Conti e la Procura. Mario, volevo tornare per un attimo su questa vicenda che riguarda il consorzio Salerno 4. Doveva essere messo in liquidazione di fatto questo consorzio. All'interno delle carte del bilancio si legge anche che di fatto il consorzio non ha più alcuna funzione, che sarebbe stata, insomma, tutte le funzioni sarebbero state di fatto assorbite dalla IEL S.p.A. Ma per quale motivo, viste anche le notevoli perdite, visto che praticamente si sta in una condizione dove i lavoratori sono in continua protesta,
perché di fatto non si arriva a questa paventata liquidazione del Corisa 4 e si arriva a questi famosi ATO e STO del quale si sente parlare, ma di fatto ancora non si è configurata questa nuova realtà nel ciclo dei rifiuti? Guarda, le ragioni sono abbastanza evidenti, cioè nel senso che nel 2010 la famosa legge 26 ha detto che sostanzialmente i consorzi dovevano andare in liquidazione e le competenze passavano alle province e per esse alle società provinciali. E per cui i consorzi sono in liquidazione sulla base di una norma che lo prevedeva. Poi ci si è reso conto che questo passaggio non poteva avvenire in modo così immediato, per cui in fase di conversione del decreto fu introdotta una norma che diceva i consorzi nel mentre sono in liquidazione possono continuare a svolgere la gestione, diciamo così, ordinaria. Il consorzio Salerno 4 nel frattempo, questo riguarda diciamo precedenti gestioni, aveva già adottato un sistema un po' particolare, cioè aveva creato una controllata che è la società Iele, a cui aveva attribuito di fatto gran parte delle competenze del consorzio stesso. Quindi la domanda è pertinente e giusta: quando si arriva alla cessazione di questo sistema? Si dovrebbe arrivare alla cessazione di questo sistema con l'attuazione della nuova legge regionale che dovrebbe essere approvata da qui alla fine del mese. Ovviamente cessa la competenza gestionale del consorzio e anche delle società partecipate, rimane in piedi la questione economica e finanziaria. Qualcuno dovrà ripianare queste posizioni. E chi si prenderà poi questa patata bollente? Credo i liquidatori attuali o altri soggetti che dovranno essere nominati per portare ad estinzione la patata bollente che tu definisci. Ho capito. Allora, torniamo nuovamente alle pagine della città e andiamo a Pisciotta, gratis le compostiere per trattare i rifiuti organici. Insomma, una sperimentazione da parte del comune cilentano costiero, dove fondamentalmente il comune ha distribuito a circa 50 famiglie munite di orto o giardino una compostiera per appunto trattare i rifiuti organici. Pare che questa operazione stia andando bene, di fatto garantirà ai soggetti che hanno avuto questa compostiera e che effettueranno effettivamente questo trattamento dei rifiuti organici che verranno molto spesso insomma utilizzati come concime per la terra, garantirà a questi titolari di compostiere una riduzione della tari del 10%. Poi andiamo a Buonabitacolo, battaglia anti-antenne, il PD ora ci aiuti, il sindaco di Buonabitacolo scrive alla deputata Capozzolo, Petrizzi Wind, allarmi ingiustificati. Montesano, ladri nelle case del vice sindaco e della sorella, poi Pollica, il municipio trasloca a Palazzo Rascio e Sessa al buio per 15 ore, la rivolta dei residenti. Poi andiamo per un attimo anche a toccare la questione sportiva che riguarda la situazione dell'US Agropoli, un articolo sulla situazione anche di mercato, frenata sull'ingaggio di Varsi e Cerruti chiede aiuto ai tifosi, quindi praticamente si annuncia presso, cioè all'interno della rosa, quindi ad arricchire la rosa dell'Agropoli, l'arrivo di Brenci dall'Olbia e di Varsi dalla Casertana. Di fatto il patron Cerruti chiama i tifosi a raccolta affinché insomma aiutino la squadra a raggiungere quanto prima la salvezza. Abbiamo terminato per quanto riguarda la lettura dei quotidiani, però volevo toccare con Mario Capo, essendo egli anche un esponente di Fratelli d'Italia, un po' la questione che riguarda la situazione elettorale. Come si sa, ad Agropoli a breve si tornerà al voto. Prima ci saranno insomma le elezioni appunto della primavera 2016 che toccheranno tra gli altri comuni anche Vallo. Ad Agropoli si arriverà insomma al voto invece l'anno successivo. Di fatto si stanno già preparando degli schieramenti, ci sono anche un po' di disordini all'interno dell'attuale maggioranza. Pare che
il candidato sindaco designato dall'attuale sindaco Alfieri non piaccia a tutti, nel particolare starebbero organizzandosi per conto proprio sia l'attuale assessore al porto e demanio Massimo Laporta che l'assessore al commercio Eugenio Benevento. Poi non si sa se effettivamente questo si verificherà oppure ci saranno degli accordi interni che porteranno a viaggiare su un unico binario. Ma nello stesso momento poi si stanno preparando anche i 5 Stelle, ci sarà sicuramente anche l'ingegnere Abbate che avrà la sua lista, probabilmente anche in accordo con i 5 Stelle, ma questo ancora non è certo. Al momento Fratelli d'Italia ha un suo rappresentante all'interno del Consiglio Comunale di Agropoli. Di fatto è una diciamo la sua presenza a volte insomma si sente, a volte non si sente. Quale sarà la posizione, Mario, di Fratelli d'Italia nelle prossime elezioni amministrative? Si è già pensato insomma ad una lista, ad organizzarsi magari con Forza Italia? Quale sarà insomma la posizione? Ma guarda, io credo che prima ancora che parlare di questioni diciamo di appartenenza politica ad Agropoli vada fatta una scelta, perché 10 anni di amministrazione Alfieri, che per molti è un'amministrazione con tante luci, per pochi, e io sono tra questi pochi, è un'amministrazione che forse ha più ombre e che credo fra poco verranno alla luce queste ombre, nel senso che io non sono stato incantato diciamo dal miracolo Alfieri tempo fa e continuo ad essere convinto che è tutt'altro che un miracolo. Allora io credo che i cittadini agropolesi, perché noi spesso ci attardiamo a parlare di situazioni che riguardano chi fa la politica o l'amministrazione, ma non teniamo conto dei mutamenti sociali, delle convinzioni sociali che devono mutare. Allora, quando per esempio diciamo il designato sindaco pare non piaccia a Tizio o non piaccia a Caio, il designato sindaco deve piacere ai cittadini. E quindi, ritornando all'argomento del centrodestra, io penso che il centrodestra, che è stato oggettivamente lacunoso in questi anni di amministrazione Alfieri, debba al proprio interno comprendere se c'è innanzitutto la volontà di mettersi in gioco per dare un'amministrazione diversa ad Agropoli. Che cosa significa un'amministrazione diversa? Per esempio, per me significa un'amministrazione che stia attenta al futuro e non solo al presente. Quando dicevo che secondo me si scopriranno molte ombre, credo che ciò che ha fatto l'amministrazione Alfieri in termini economici e finanziari verrà scoperto e sarà una scoperta molto amara per i cittadini agropolesi. Perché diciamo siamo stati, dico siamo come cittadinanza in generale, ingannati da questo, a mio avviso ingannati dal fenomeno Alfieri? Il fenomeno Alfieri sostanzialmente si è basato su un principio molto semplice. Faccio opere che ad Agropoli non sono mai state fatte, le finanzio a debito e questo crea consenso. Allora il cittadino qualunque dirà: ma perché questo non è stato fatto prima? Perché non è stato fatto negli 20 anni precedenti? Io credo che nei 20 anni precedenti ci sono stati amministratori che hanno amato Agropoli più dell'attuale amministrazione, nel senso che hanno avuto oculatezza nella gestione che questa amministrazione a mio avviso non ha dimostrato. Per cui credo che vada riportato il tutto a una realtà gestibile. E se il centrodestra intende assumersi la responsabilità di una proposta, che ovviamente deve essere una proposta che parte innanzitutto da una situazione di coraggio, guardate, chi vi parla è uno che alle scorse amministrative ha in poco tempo messo in piedi una lista che ha preso un consigliere comunale che ha rappresentato, seppur marginalmente, l'unica lista alternativa ad un'elezione che vedeva candidato solo Alfieri, che per una città di 20.000 abitanti credo sia stato uno smacco notevole, perché
avere un pensiero, diciamo, monolitico e affidarsi del tutto a una persona, credo che sia stato un errore. E io ho cercato, diciamo, di mettere in campo quel che potevo, ma nell'ambito di un centrodestra che oggettivamente non reggeva. Oggi credo che ci siano motivi per cui ci si possa riorganizzare. Il primo motivo è che alle prossime elezioni non sarà più Alfieri il candidato. E per cui il secondo è quello che un po' di cose stanno venendo a galla. Vediamo per esempio la polemica di questi giorni, l'ottima polemica di questi giorni dei consiglieri di opposizione dell'Unione dei Comuni, a cui il Comune di Agropoli ha trasferito alcuni problemi finanziari, ma che alla fine ritorneranno al Comune di Agropoli. E quindi credo che ci sia un po' di... si inizia a vedere qualche scalfitura all'interno di questo sistema. Quindi ricordiamo, scusami se ti interrompo, ricordiamo insomma che il riferimento di Mario è ai 3 milioni di euro di mutuo. Non solo ai 3 milioni, alla complessiva gestione finanziaria, sì, anche dell'Unione dei Comuni. Cioè faccio un esempio concreto e ritorniamo per un attimo al tema rifiuti. Sì. Il Comune di Agropoli ha spostato la materia rifiuti in capo all'Unione dei Comuni. Sì. Perché ha spostato la materia dei rifiuti in capo all'Unione dei Comuni, unico comune dell'Unione? Perché spostando questa materia in capo all'Unione ha, diciamo, bypassato, ha dribblato il patto di stabilità del Comune di Agropoli, consentendo all'amministrazione di poter fare alcune operazioni, tra cui molti mutui, che hanno determinato poi la nascita di alcune opere. Allora, come si vede, non è tanto difficile fare l'opera, è farla bene, cioè farla con criteri di correttezza, e questi criteri di correttezza sono mancati, per cui questi nodi prima o poi verranno al pettine secondo me non fra molto, e nell'Unione dei Comuni giustamente c'è già chi rileva questa cosa, una unione incentrata sul Comune di Agropoli, perché poi alla fine il Comune di Agropoli ha la presidenza dell'Unione, gli altri comuni sono un decimo, diciamo, in termini di popolazione da parte del comune, ha già una posizione debitoria enorme. Come vediamo, prima o poi i debiti nella pubblica amministrazione qualcuno li dovrà quindi pagare. Quindi Mario, chiedo a te, quindi è meglio non fare debiti e non fare opere, oppure fare debiti e no, fare opere? No, io su questa cosa il sindaco Alfieri spesso ha detto non sono debiti, sono investimenti. Sì. E io in parte sono d'accordo, cioè ci sono opere che vanno sostenute e opere che non vanno sostenute. Quali non dovevano per essere esempio, fatte? Per esempio, il cineteatro è un'opera meritevole, per cui è giusto che il comune si indebiti per la realizzazione di questo cineteatro. Sì. Apro e chiudo parentesi, poi la gestione del cineteatro, sì, andiamo, infatti, diciamo, un altro argomento. Dire, insomma, c'è chi polemizza anche sulla quota che il gestore paga, perché pare che paghi solamente 30.000 euro all'anno sui 5 anni di gestione, quindi sarebbero 150.000 euro rispetto ad una spesa totale per quanto riguarda l'opera di oltre 3 milioni di euro. Io faccio una riflessione molto più semplice, sì, la faccio da fruente, da cittadino. L'altra sera sono stato al cinema a Salerno, ho pagato un biglietto di 10 euro. Sì. Mia figlia il giorno prima era stata al cinema ad Agropoli e aveva pagato un biglietto di 9 euro. Il cinema di Salerno è stato realizzato da un soggetto privato, il cinema di Agropoli è stato realizzato con fondi pubblici. E questa è la differenza che ci deve essere in termini di, diciamo, come dire, contribuzione del cittadino. E questo è il vantaggio del cittadino agropolese che ha un debito, credo, di 5-6 milioni di euro per la realizzazione del cineteatro. È sufficiente questa differenza? Credo che ci sia qualcosa da registrare sulla gestione. Cioè non dimentichiamo che quel cineteatro è stato realizzato con i soldi dei cittadini, non con i soldi di un privato. Io pagai l'altro Quindi, giorno... chi l'ha fatto è l'amministrazione. Chi lo paga... 7,50 euro. Mi ha detto 9, bisogna, credo 8, no, bisogna vabbè, comunque, vedere effettivamente quali sono. No, ma effettivamente quella, la riflessione che fai è giusta, perché ricordiamolo, il cineteatro è stato fatto, insomma, dal Comune di Agropoli, quindi da un soggetto pubblico, e quindi per questo motivo magari ma c'è anche chi critica anche il fatto che della mancata possibilità di prenotazioni dei posti, nel senso che c'è chi passa presso il cineteatro per prenotare, magari, quindi per prendere i biglietti prima, poi si ritrova ad andare al cineteatro e deve accontentarsi del posto in prima fila, perché praticamente parliamo del cinema, che come è risaputo, insomma, stare in prima fila non è gradevolissimo, perché si vede male,
però di fatto insomma non c'è la possibilità di fare delle prenotazioni, quindi ci sta anche questa postilla insomma che è stata sollevata. Sì, sugli aspetti gestionali credo vadano migliorati, sì, però il problema vero è che mi pare che stia passando il concetto che c'è un cineteatro e non sì. si ricorda bene che quel cineteatro è pagato dai soldi dei cittadini. Sì. No, insomma, infatti quindi... stavamo dicendo, Mario, tu mi stavi dicendo appunto che il cineteatro era tra le opere valide, quale invece tu non avresti realizzato? Per esempio non avrei acquistato il castello, che è un bene sicuramente di Agropoli, ma che non mi pare che stia dando alla, nella gestione comunale, al comune di Agropoli, diciamo così, il ritorno rispetto all'investimento. Credo che poteva essere, per esempio, utilizzato il castello anche con una forma di accordo e fare le stesse cose che si fanno ora senza gravare sul bilancio comunale. Poi la grande, diciamo, secondo me, la grande sfida della correttezza amministrativa riguarda questo bilanciamento appunto tra l'indebitamento e la realizzazione di opere. Ad Agropoli anche le opere di tipo ordinario, cioè i marciapiedi, le strade, che sono opere che dovrebbero andare sui fondi ordinari, sono stati fatti con mutui, con quindi mutui. A debito. Non credo che questo sia l'esempio oggettivamente di una buona amministrazione. E non è solo la questione economica quella che io sollevo, credo che ci sia anche una grande questione relativa alla trasparenza. Faccio solo un esempio: oggi io che ho fatto l'amministratore del comune di Agropoli, se vado in un ufficio comunale ritrovo persone che non conosco neanche visivamente e che credo pochi sappiano con quali modalità di accesso abbiano avuto diciamo accesso a ruoli del comune. Credo che non si contino quanti soggetti ci siano all'interno delle varie cooperative, credo che ci sia un numero di soggetti addetti alla sosta, alla vigilanza, che oggettivamente forse è spropositato rispetto alle esigenze. C'è stata una grande materia sulla quale, ripeto, anche il centrodestra è stato lacunoso perché non ha sollevato come doveva fare i problemi. C'è stata una grande questione relativa alla trasparenza e alla correttezza della gestione dell'amministrazione comunale di Agropoli. Credo che oggi in qualche modo qualcosa inizia ad affiorare. Un'ultima domanda e poi chiudiamo. Ricordiamo che Alfieri nella prima tornata elettorale venne insomma votato con un ampio consenso, nella seconda tornata elettorale ebbe un plebiscito di voti quasi sfiorando il 90%. Cosa secondo te insomma gli oppositori di Alfieri, ma in questo caso magari di Coppola, che è il designato insomma candidato sindaco da parte di Alfieri, cosa dovrà fare insomma chi va all'opposizione insomma di questa insomma di queste fila per cercare di accaparrarsi i voti che sono andati ad Alfieri? Allora, riportare alla normalità, diciamo, il consenso all'interno della città non è una cosa semplice, perché il potere dell'amministrazione comunale e anche, diciamo, come dire, di varie istituzioni collegate onestamente ha invaso la città. Credo che in ogni famiglia agropolese c'è qualcuno che abbia in qualche modo un legame, un'aspettativa, un qualcosa che lo leghi, diciamo, a quello che oggi è la gestione del potere dell'amministrazione comunale. Però se noi riusciamo a richiamare l'attenzione del cittadino sul bene comune, che è una cosa non molto semplice, perché spostare l'attenzione da un bene soggettivo al bene comune non è una cosa semplice, ma se riusciamo a far capire ai cittadini agropolesi che tutto questo sfavillio, che tutti questi fuochi di artificio alla fine non hanno prodotto condizioni di vivibilità per i loro figli, condizioni per investire, per vivere ad Agropoli, se riusciamo ad ognuno di loro a farlo riflettere sul fatto che gli agropolesi ancora, i giovani agropolesi ancora oggi, dopo 10 anni di amministrazione sfavillante, non hanno la possibilità di vivere adeguatamente nella loro città, io credo che noi abbiamo possibilità. L'opera non è un'opera semplice, ripeto, perché investe un cambiamento
quasi culturale, diciamo, dell'esercizio del voto. Però credo che sia una sfida che possa essere portata avanti e, qualora venga vinta, sia un cambiamento oggettivamente epocale sulla correttezza, sulla qualità e anche sul ruolo, sulla funzione che un'amministrazione pubblica deve avere. Ringraziamo quindi Mario Capo, ricordiamolo, presidente e AD di Ecoambiente S.p.A., nonché esponente di Fratelli d'Italia. Rinnoviamo sicuramente un invito a rivederci insomma, nelle prossime puntate per ragionare sicuramente di altri ed interessanti temi. Per quanto riguarda i telespettatori, do appuntamento a giovedì. Vi ricordo appunto di rimanere quindi sul canale 668, la TV di Guendalina. Buona giornata e buon proseguimento. Buona giornata a tutti.